Ciao Acquario, come stai? Allora, andiamo a vedere qual è il messaggio per te. Partiamo con l'oracolo delle porte, un oracolo dalle Feminine Wisdom. Partiamo da queste. Allora, la serratura. Allora, qui c'è un qualcosa da aprire, ci vuole una chiave, ok? Quindi è possibile che tu nel prossimo futuro debba aprire o trovare la chiave per aprire questa serratura, che può riguardare ovviamente qualsiasi ambito della tua vita, ok? Quindi c'è qualcosa da aprire, c'è qualcosa da sbloccare, ok? Potrebbe essere qualcosa dentro di te che non riesci a risolvere, ok? Oppure potrebbe essere invece una situazione esterna a te, ok? Vediamo, Feminine Wisdom. Allora abbiamo Grace. Beh, questa è una bellissima carta che parla di armonia, di gioia familiare, quindi di serenità, ok? Charitis è proprio la dea dell'armonia, proprio della serenità. Quindi questo è un bellissimo messaggio che è, diciamo, a prescindere, no, da questa porta della serratura. O potrebbe anche essere, visto che è sotto, che una volta che tu riesci a trovare la chiave e ad aprire questa serratura, trovi la serenità. Andiamo adesso a vedere con i tarocchi. Abbiamo la regina di coppe, la morte e il 4 di denari. Beh, carte molto intense, fra l'altro proprio... Allora, la regina di coppe è una figura che è nella sua armonia, no? Come ci dice anche l'oracolo Grace, grazia, armonia, gioia, gioia dentro di te e al di fuori di te. Quindi sicuramente stai vivendo un momento, da questo punto di vista, sereno, ok? Se così non fosse, potrebbe essere che appunto questa serenità debba dipendere da un qualcosa che richiede una trasformazione. Qui abbiamo la morte, no? Da qualcosa che richiede un grande cambiamento, che è legato sicuramente a questa serratura. Quindi la morte e la serratura vanno di pari passo. Quindi qui, Acquario, al di là del tuo grado di serenità, ok, il tuo grado di armonia con te stesso e con gli altri che puoi avere in questo momento, c'è sicuramente un qualcosa da cambiare, ok? E per fare questo processo di cambiamento, come appunto ti dice la morte, devi aprire questa serratura. Ora, è possibile che tu abbia già la chiave, ma tu non voglia o non riesci ad aprirla, oppure è possibile che tu invece devi ancora simbolicamente trovare questa chiave, ok? Fatto sta che questa chiave, questo aprire questa serratura e quindi questo cambiamento, questo aprirti al cambiamento, no? Come perché tu sei già pronto, secondo me, perché hai l'energia della regina di coppe, ok? E devi solo trovare il metodo, secondo me, trovare la modalità, se vogliamo essere un po' più concreti, e anche magari il coraggio, ok? Una volta che tu
riesci a attuare questo cambiamento, quindi ad aprire questa porta, ad aprire questa serratura, otterrai anche in più, oltre a una tua armonia, un tuo stato di benessere, no, emotivo, otterrai un, qui nei tarocchi di Aleister Crowley, il 4 di denari è potere, cioè acquisirai un maggior potere personale riguardo quella che è la tua vita, ok? Oppure riguardo all'ambito in cui avrai appunto questo, è necessario questo cambiamento, ok? Molto interessante questa lettura, quindi ti invito e ti esorto, anzi ti esortano le carte a aprire quella serratura, ok? Aprire quella porta. Il tempo che ci vuole ci vorrà, perché la morte comunque è una carta che richiede anche un processo un po' lungo di trasformazione, di cambiamento, quindi ognuno avrà i propri tempi, ok? Però questo cambiamento ti porterà ad acquisire un maggiore potere personale riguardo appunto l'ambito in cui avviene questo cambiamento, ok? Quindi sono carte estremamente positive, ok? Che richiedono questo passaggio importante per te, Acquario, ok? Bene, questo è il messaggio per te, io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!